Qual è l'obiettivo principale di un sistema di controllo? È quello di farci dimenticare di quanta tecnologia è nascosta in questa sala e darci un semplice metodo di comando. Sono Luca Nespelinbergo, il responsabile commerciale di Aten per l'Italia. Aten è un'azienda nota prevalentemente per essere uno dei principali tre produttori di soluzioni KVM al mondo, quindi soluzioni per il controllo locale o remoto di apparecchiature tendenzialmente informatiche, ma negli ultimi anni ha sviluppato un'importante parte del portafoglio prodotti dedicato al mondo dell'audio-video professionale. Qual è l'obiettivo principale del sistema di controllo? Abbiamo detto semplificare l'installazione, cioè la tecnologia che è installata qui deve essere totalmente invisibile. Quindi posso ipotizzare un sistema di comando che mi permette di premere un pulsante che dice mostra il computer Apple sul proiettore a soffitto. Non devo sapere che cosa c'è dietro questo sistema, non devo sapere quali sono gli apparati che devono essere comandati per far sì che il segnale del computer vada a finire al proiettore, mi concentro su quello che dico. Oppure un altro esempio, voglio che la telecamera che ho installato sul tavolo sia collegata al sistema di videoconferenza per mandare la mia immagine in videoconferenza. Quindi mi concentro sulla funzionalità. Quello che abbiamo visto, che si vede quotidianamente, che la tecnologia si evolve, continua a offrire delle belle soluzioni, ma comunque la componente di complessità tende ad aumentare piuttosto che diminuire. Nell'allestire uno spazio intelligente come quello di cui parliamo oggi, a nostro avviso è importante che la fruibilità del risultato finale dell'installazione sia completa, quindi devo permettere anche a chi non sa nulla di tecnologia, perché non è interessato alla tecnologia, di utilizzare l'impianto che è stato installato, quindi pensiamo a una sala riunioni, di utilizzare la sala pensando solamente a quello che gli interessa, quindi qual è l'obiettivo che vuole raggiungere. Nell'esempio più banale, voglio vedere il mio computer sul proiettore che è appeso al soffitto, ignorando completamente la tecnologia che ci sta dietro.